Ciao mondo, oggi vi porto a vivere un altro grande viaggio di gruppo della Backpackers Academy. Stiamo effettuando un trekking spettacolare sull'Annapurna, ovvero il trekking di Punil. Il tragitto di oggi, che è poco più che un riscaldamento, ci porterà da Nuadhibu a Thakibunda, dove dormiremo stanotte. Andiamo? Eccoci arrivati. Tighedunga. 1540 metri. Che vuol dire che la mia fa di circa 400. Secondo giorno di cammino di questo trekking. Notte abbastanza fredda, non freddissima. Guardate la natura intorno, che spettacolo! Oggi la direzione è Gorepani, dove dormiremo belli al freddo perché l'altitudine lì è piuttosto elevata, è circa 3000 metri, per poi salire domani mattina all'alba a Poon Hill. Al di là della montagna in sé, quello che è bello di questo trekking è proprio passare attraverso questi piccoli villaggi diroccati sull'Himalaya. Namaste. Come c'è scritto lì, 2874 metri, il che vuol dire che oggi abbiamo fatto circa 1400 metri in quante ore? 5 ore. Quello che ci vuole all'alba, al freddo, un bel chai nepalese. Ah, sì. Dietro di me quindi potete vedere tutta l'area dell'Annapurna qui da Poon Hill. Siamo circa 3200 metri, uno spettacolo grandioso davvero. Dopo l'alba su a Poon Hill è giunto il momento di lasciare Gorepani e oggi andiamo ancora un po' avanti verso Gandrung. La figata di fare un viaggio di gruppo è che poi nel gruppo sono persone anche esperte di piante. Come Filippo, ciao Filippo, cos'hai trovato qua? Un rododendro. Dovrebbe essere la specie il arboreum. È colossale. Mi dicevi che può essere millenario? Probabilmente sì. Questi paesaggi malayani bisogna sudarsi, c'è niente da fare. Tutti pronti ragazzi per il quarto giorno di cammino, di trekking. Oggi ci aspettano 3 ore in discesa, quindi easy. Ma guardate che risveglio. Guardate le case tipiche nepalesi qua. Stiamo lasciando questo bellissimo villaggio fatto di case tipiche come questa, di terrazzamenti, di risai, per scendere verso un altro villaggio dove potremo anche godere di terme naturali. Una degna chiusura del quinto giorno di trekking qua sull'Annapurna, una sorgente termale qua sulle rive del fiume.
oggi la destinazione finale sarà Pokhara e lì finirà appunto il nostro trekking. Ma a Pokhara ci sarà una sorpresa. Andiamo! Eccole dietro di me le montagne che abbiamo potuto quasi toccare dalla vetta di Punil. Oggi però il gran finale di questo viaggio della Backpackers Academy è pura adrenalina. Ci lanceremo qua dietro per volare con il parapendio intorno a Pokhara. Questo dunque è lo spettacolare trekking di Punil nella regione dell'Annapurna in Nepal. Ci vediamo nel prossimo viaggio di gruppo della Backpackers Academy. Ciao mondo! Ciao!